Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere una bici elettrica da 1000 watt con una velocità raggiungibile di circa 50 km/h che però è legale. Sì, avete capito bene, si tratta della PVYZ20 Plus che viene pubblicizzata come una bici da 250 watt con 25 km/h al massimo, ma che ha la doppia funzione. Quindi dà la possibilità a tutte le persone che hanno degli spazi nei quali si può utilizzare in questa configurazione di utilizzarla liberamente. Questa è utilizzabile tranquillamente in tutta la comunità europea, si può utilizzare sulle strade pubbliche impostata con 25 km/h e automaticamente erogherà 250 watt. È perfetta per essere utilizzata in città, è perfetta per essere utilizzata anche in mezzo al traffico perché è dotata di un bel clacson. È dotata anche di uno stop luci nella parte frontale e pensate un poco anche di frecce. Ovviamente vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per leggere tutte le caratteristiche, vedere tutte le informazioni sul sito del venditore. Vi farò vedere anche l'etichetta nella quale è riportata che è da 250 watt, quindi perfettamente omologata, a differenza invece di un'altra bici che quella però è un mostro, quella raggiunge forse 60 km/h. Totalmente illegale, ma quella poi la vedrete in un altro video. E quando guardate giù, vedete pure se trovate un codice di sconto perché potreste pagarla un po' di meno. Infatti, il suo prezzo nella configurazione 1000 watt, 250 watt è di circa 1300 euro. Invece, nell'altra versione 500 watt che si può ridurre a 250 watt, costa super giù attorno a 1000-1100, non ricordo di preciso. Ma giù troverete tutte le informazioni. Ora cambiamo inquadratura e vediamo sia la bici nei dettagli che ovviamente qualche ripresa durante l'utilizzo. In quelle riprese, però, voi il microfono non attivato, quindi non sentirete l'audio anche se mi vedrete parlare. Comunque, noi proviamo a inserire qualche scena, vediamo come sono venute pure le riprese. Cambiamo inquadratura e osserviamola. E partiamo subito con una bella inquadratura panoramica. Osserviamo la bici, vediamo com'è fatta. Innanzitutto un bel telaio robusto e nonostante sia un telaio pieghevole, ragazzi, durante l'utilizzo dà una bellissima sensazione di stabilità, a differenza di altre bici che invece si sente che il telaio non è molto rigido. Nella parte posteriore c'è questo bel portapacchi robusto che alloggia lo stop, che come vi dicevo funziona appunto da stop quando si attivano i freni, e gli stessi freni poi disattivano il motore quando premuti. Questa è la sospensione posteriore, però non regolabile. Sotto al sellino troviamo pure delle molle che quindi ammortizzano e danno maggiore comfort. Nella parte frontale invece abbiamo due belle sospensioni regolabili, richiudibile, eccetera. Questo è il faro nella parte anteriore, luminoso, dotato di 4 LED, ovviamente parafanghi che se si vuole si possono rimuovere, e poi i freni a disco. Si tratta di freni a disco idraulici molto reattivi e effettivamente ben modulabili. Questo è il display. Sotto la luce del sole non si vede proprio benissimo, però si vede. Ma se fosse stato un poco più luminoso sarebbe stato un po' meglio. Queste sono le leve per il cambio, abbiamo 7 rapporti e da questa parte, come vedete, c'è un acceleratore. Le manopole sono molto comode da utilizzare perché hanno questa sporgenza, e questi invece sono i comandi. Troviamo il comando per accendere i fari, automaticamente si accenderà anche il fanale posteriore, il comando per le frecce e poi il clacson. Da questa parte invece il selettore per poter sia accendere che spegnere la bici premendo il tastino M, oppure per poter impostare i livelli di assistenza da 1 fino a 3 con la configurazione originale, oppure da 1 fino a 5. La velocità massima sarà la stessa, però avete 5 differenti rapporti anziché solo 3. Cambiamo lato e osserviamo quindi il deragliatore del cambio. Si tratta di un Shimano Tourney e questo invece, come vedete, sono il gruppo di pignoni monocorona. Da questa parte abbiamo i pedali non richiudibili e da quest'altra parte invece l'ingresso per la ricarica della batteria che è alloggiata all'interno del telaio, si può rimuovere sfilandola, ovviamente dopo aver ripiegato il telaio, e si ripiega aprendo questa levetta. Come vedete abbiamo questa chiave, rimuovendo la chiave la bici non si potrà più accendere, ma questo renderà anche impossibile la rimozione della batteria. L'unico neo è che la chiave dovrà rimanere sempre inserita quando dobbiamo utilizzarla. Abbiamo anche il manubrio regolabile in altezza, si può anche abbattere per poter alloggiare la bici all'interno di un vano portabagagli, ovviamente dopo aver rimosso oppure abbassato completamente il sellino, che si abbassa aprendo questa leva come al solito. Per quanto riguarda le ruote, sono da 20 pollici per 4 pollici di spessore con raggi. Considerate che già abbiamo tre tipi di sospensioni che rendono la bici molto confortevole, quindi quella posteriore, quella anteriore, quella sotto al sellino e poi le gomme, che se non gonfiate alla massima pressione vi danno un comfort davvero elevatissimo. Infatti l'ho provata anche
In fuoristrada, quindi ho trovato uno spiazzale con terra battuta e in quella circostanza mi sono trovato bene. Direi che è una bici polivalente che può essere utilizzata in città, può essere utilizzata in fuoristrada, può essere utilizzata un po' ovunque. Certo, non è adatta per andare a fare fuoristrada estremo, ma soprattutto se vivete in una città con strade dissestate, allora potrebbe essere la bici ideale. Poi ha questa sella che, oltre a essere, come vi dicevo, molleggiata, è davvero molto grande e quindi quando si guida sembra quasi di stare in poltrona. Associata alla regolazione del sellino e alla regolazione dell'altezza del manubrio, è una bici che si adatta un po' a tutte le stature. Ora parliamo però delle mie impressioni. Allora, la bici è veramente fatta bene. È una di quelle bici che non costa tantissimo rispetto alla concorrenza, ma che obiettivamente dà una bella sensazione di robustezza già guardandola e utilizzandola poi si ha conferma. Guardate anche la qualità delle saldature, fatte davvero benissimo, come è fatta benissimo anche la verniciatura. È una bici che mi è piaciuta davvero tantissimo, sia nell'utilizzo che nell'osservarla, perché anche la colorazione mi piace davvero moltissimo. È disponibile poi in diverse colorazioni, quindi pure in verde, in un colore rosso-arancione, ma questo secondo me è il più bello. Sembra quasi un carro armato, soprattutto abbinato a questa colorazione nero opaca, dà davvero un bellissimo effetto. E poi anche per quanto riguarda i cavi, sono tutti ordinati, tenuti assieme da questa spirale. Ovviamente si possono anche poi fascettare, stringere un po' meglio per evitare che sporgano così in avanti. Come vedete qua abbiamo tutti i connettori rapidi ed eventualmente l'acceleratore si può anche disconnettere. Ora parliamo di qualche altra caratteristica che riguarda appunto l'accelerazione e tutto il resto. Allora, come bici appunto è dotata di acceleratore e di pedali e voi potete scegliere se utilizzare solo i pedali, solo l'acceleratore oppure entrambi. Tutto ciò si fa dal menu, premendo contemporaneamente il tastino in alto e in basso, si accede ad un menu segreto e poi dalle impostazioni si fanno questi cambiamenti. Così come si può cambiare la velocità massima, si arriva al menu specifico, si riduce a 25 km/h e la bici diventerà perfettamente legale. A proposito di norma, però, ragazzi, le bici quando superano la velocità massima o i watt consentiti diventano fuori norma, quindi si rischia un verbale, si rischia anche per la propria sicurezza se si va troppo velocemente, si va contro il codice della strada e quindi è tutta vostra responsabilità nel caso in cui doveste sbloccarla. Vedrete un mio video nei prossimi giorni durante l'utilizzo di una bici e in quel caso ho superato i 50 km/h, vi ho avvisati che non si faceva. Quando vedete noi che utilizziamo le bici in questa modalità è semplicemente per farvi vedere le prestazioni, non imitateci e non fatelo mai, o comunque almeno utilizzate il casco, fatelo in zone sicure in modo da non fare del male né a voi né agli altri. Ora parliamo di qualche caratteristica tecnica. Allora, la bici è dotata di una batteria da 48 volt 16 ampere e mezzo che dichiara un'autonomia di circa 120 km. Io ne ho fatti circa una quindicina, la batteria è ancora al massimo. Comunque, come vi ho già detto anche negli altri video, io quando utilizzo le bici elettriche le ricarico praticamente tutte le sere per avere sempre la batteria carica al massimo. Ora guardiamo anche questa etichetta, come vedete c'è scritto 250 watt oltre alle informazioni sulla batteria, quindi anche se dovessero fermarvi potete dimostrare subito che la bici è perfettamente a norma. Parliamo anche delle prestazioni e delle sensazioni durante l'utilizzo dal punto di vista dell'erogazione della potenza. E allora, io l'ho utilizzata quasi tutto il tempo da sbloccata. Utilizzandola al primo livello di assistenza si raggiunge una velocità di circa 6 km/h, ma già dal secondo livello di assistenza, mentre la state utilizzando, sentite già una bella spinta che aumenta la velocità fino ad un massimo raggiunti da me di circa 45 km/h in leggerissima pendenza, quasi una pianura. Comunque si è raggiunto quella velocità elevata che, come vi dicevo, si può diminuire semplicemente dalle impostazioni. Ma come risponde il motore quando si pedala? Bene, bisogna fare mezza pedalata e il motore risponde immediatamente, soprattutto se si parte con una marcia bassa, quindi con il primo rapporto. In quel caso si ha subito una pronta assistenza da parte del motore e si può utilizzare e partire tranquillamente anche in salita ripida. L'acceleratore invece dà una spinta dolcissima all'inizio e poi subito quando fa i primi metri parte con la sua coppia. Considerate che questa bici con questa versione da 1000 watt dichiara una coppia di 100 Nm, invece il modello a 500 watt dichiara una coppia di circa 60 Nm, il che effettivamente la rende veramente divertente da utilizzare, ovviamente dove consentito. Considerate, adesso siamo in una salita molto ripida, io sto pedalando a vuoto. Sì, siamo a 15 km/h. Ecco, adesso sì, è un po' più ripida. Sto facendo una leggerissima pressione sui pedali e adesso non più. Siamo a 17 km/h in salita, in una salita ripida. Siamo addirittura adesso a 19 e mezzo, quasi 20, e siamo nel punto più ripido. Abbiamo superato i 20 km/h,
Ovviamente tutto ciò con la bici sbloccata. Come vi dicevo, la bicicletta è perfettamente a norma per quanto riguarda i limiti di velocità e di potenza, ma soddisfa anche i requisiti per avere il certificato N15194CE, quindi ha superato tutti i test. Poi voglio farvi vedere quest'altro dettaglio. Come vedete, nelle domande frequenti abbiamo questa domanda nella quale chiedono perché questa bici è pubblicizzata come 1000 watt ma sulle informazioni, quindi nei parametri, risulta 250 watt. E qua c'è tutta la spiegazione che vi ho dato io, quindi se è limitata a 25 km/h questa bici eroga 250 watt, quindi è perfettamente utilizzabile, a patto però di rimuovere la funzione di acceleratore, come vi dicevo, fisicamente oppure dalle impostazioni. Guardiamo quindi il display e vediamo come si modificano queste impostazioni. Quindi premiamo contemporaneamente più e meno, compare il menu segreto, premendo M andremo avanti e troviamo P05 o PO5, che come vedete può essere impostato su 3 oppure su 5, e questo è il numero di assistenza che potete avere, lo troverete su 3, io preferisco averlo su 5. Andiamo ancora avanti, serve per eventualmente attivare o disattivare l'acceleratore, ma noi andiamo a P8 perché è quello che serve per regolare la velocità. Quindi impostato su 100 raggiungerà i 40 km/h circa. Se invece lo riduciamo, lo portiamo a 25 km/h, la bici arriverà a 25 km/h con il motore che avrà 250 watt di potenza. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta la bici. Vi ricordo che giù troverete anche il codice di sconto, eventualmente, se siete intenzionati a comprarla, se vi piace questa tipologia di bici. A me è piaciuta tantissimo, come vi ho detto, nelle prestazioni, nel colore, nella forma, in tutto. È fatta davvero benissimo, quindi per me è un prodotto valido che io promuovo al 100%, soprattutto per la doppia modalità di utilizzo. Se siete intenzionati a comprarla, guardate se trovate giù il codice di sconto, eventualmente usufruitene. Ricordatevi che non dura a lungo, spesso hanno una scadenza di 2 settimane, un mese al massimo, quindi se volete comprarla approfittatene ora. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua sul pollicione in su, cliccate sulla campanella e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.